le sembra questo Natale che sta vivendo Marsala? Molto dimesso. Vedi in giro l'atmosfera natalizia? Non tanto, Non tanto, no. poco, poco. Sì. Perché bene o male siamo tutti un pochino colpiti, perché siamo limitati nella libertà e c'è la paura. Io sono vaccinata tutte e tre le volte. Cosa si regala quest'anno? Ma qualcosina per la casa, oltre a addobbi, Qualche natalizi, prodotto per i capelli, per il corpo. Diciamo che le donne sono privilegiate, perché per gli uomini c'è molto meno da poter regalare. Esatto, c'è meno scelta, diciamo, per gli uomini, esatto. Magari per le donne c'è Basta basta scelta, scegliere, ecco. esatto. Gioielli e tutto, robe Ma avvertite il clima natalizio degli altri anni o c'è un po' di aria gelida? varie. Diciamo di sì, che si Speriamo percepisce un che po' i contagi diminuiscono diminuiscono, un po' esatto, perché magari sono un po' aumentati, sperando che possiamo passare delle feste tranquille. che questo Natale ci porta un po' magari di gioia, un po' di felicità, un Esatto. po' di speranza. Ma si avverte il clima natalizio? Poco, poco, non moltissimo, non come gli altri anni prima del Vedo che Covid. avete i capelli bianchi più di me, quindi Sì. ricorderete i Natali passati. Ah, sì. Molti Natali trascorsi e molti anni nascosti. Trascorsi. Un paragone con un Natale, mettiamo, di 20 anni fa. Allora c'era maggiore coscienza del significato della festa del Natale, che è un significato di tipo religioso. Oggi questo senso si è perso in gran parte e rimane un momento di festa così, di un'unione delle famiglie, ma prive del significato originario. Ecco, i giovani come stanno vivendo questo Natale? Male, non le saprei dire perché ormai si sta da soli, si sta in famiglia, quelli stretti stretti e Ma non possiamo che auspicarci un 2022 migliore. speriamo bene, soprattutto per i bambini che stanno troppo isolati comunque. Io ho dei bambini e ne soffrono molto di questo, perché siamo quasi sempre a casa. Quattro belle, giovanissime, simpatiche animatrici di Natale qui in Piazza Loggia, accanto alla slitta che dovrebbe essere il Babbo Natale, speriamo che arrivi al più presto, con su scritto Tessitori di Sogni. Cosa consiste, ragazze? Ok, noi del liceo statale Pascasino di Marsala stiamo seguendo un progetto sul restauro degli arazzi fiamminghi di Marsala. Per Perché oggi siete in piazza? farci pubblicità, anzi, se ci volete seguire sui nostri social, siamo su YouTube, su Instagram, su TikTok e su Facebook. Cosa sono gli arazzi? Gli arazzi sono delle tessiture fatte di lana e di seta e esse sono risalenti al periodo del 600 e sono conservate qui a Marsala. E attualmente dove si trovano? Attualmente stanno subendo un restauro al Museo Bianchi di Palermo, però presto torneranno al Marsala e verranno ospitate nell'attuale chiesa del collegio, che però presto diventerà appunto il Museo degli Arazzi. Preside Anna Maria Angileri che ci ascolti dall'America, dove state trascorrendo le vacanze insieme alla tua famiglia, queste ragazze meritano un bel 9. Grazie.